vi convertite all'Islam o pagate o morirete. Era il luglio 2014 e l'ISIS, il sedicente Stato Islamico, dava questo tragico ultimatum ai cristiani iracheni. Da allora migliaia e migliaia di fedeli sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese, svuotando per la prima volta nella storia intere città. Una delle mete principali di questo esodo senza precedenti è stata la Giordania. Da un anno e mezzo ad Amman, la capitale, abita un gruppo di 10 ragazze, le cui storie si sono intrecciate in modo imprevedibile. Siamo tutte ragazze irachene, dal nord al sud della valle di Ninive. Ci hanno fatto emigrare a causa della situazione pericolosa in Iraq, per cui siamo stati costretti ad abbandonare il nostro paese. Siamo scappati per le condizioni critiche degli ultimi tempi causate da Daesh e per tutte le minacce rivolte soprattutto ai cristiani, dal dovete andarvene da questo paese a questa non è casa vostra e così via. Sinceramente abbiamo avuto paura di essere rapiti o ammazzati, così siamo scappati, siamo venuti in Giordania. In questo momento in Giordania ci sono circa 10.000 rifugiati iracheni cristiani, io sto lavorando soprattutto con loro. Sono stati accolti dal 2014 nelle nostre chiese, nelle parrocchie, nei containers, nelle sale parrocchiali e poi dopo circa un anno sono stati tutti riposizionati negli appartamenti, quindi ad oggi la maggior parte di loro vive negli appartamenti, però siamo ancora in uno stato di emergenza perché molti di loro, avendo perso tutto, non hanno la possibilità di pagarsi l'affitto, non hanno la possibilità di comprare il cibo, non hanno la possibilità di curarsi, le medicine. Ad aggravare la condizione dei rifugiati c'è il divieto da parte dello Stato di avere un permesso di lavoro e di studio. La maggior parte dei profughi ha intenzione di trasferirsi il prima possibile negli Stati Uniti, in Canada o in Australia, ma nell'attesa che il futuro si definisca, la grande sfida da affrontare è il presente, con la ricerca di qualcosa che lo renda significativo e degno di essere vissuto. È in questo contesto che nasce l'idea di Rafedin, in arabo i due fiumi, termine usato per indicare il Tigri e l'Eufrate, Made by Iraqi Girls, un nuovo brand di moda. L'idea è venuta grazie alla passione e anche all'entusiasmo di due ragazze italiane, due donne, Rosaria e Carla, e quindi abbiamo aperto questo workshop, di questo piccolo atelier di moda, quindi cercando di mettere insieme la bellezza, anche i colori dei tessuti orientali con i modelli occidentali. Rosaria Di Flumeri, proprietaria di una boutique in provincia di Foggia, e Carla Ladogana, esperta e docente di moda e costume, sono arrivate dall'Italia a fine febbraio per tenere alle ragazze un corso di taglio e cucito presso il centro delle suore salesiane di Amman. Ed ecco che hanno preso vita abiti e accessori unici e originali, e che una novità imprevista è accaduta. Questo progetto per noi è un'opportunità, non solo per coltivare il nostro talento, ma anche per far sì che sia una fonte di sostentamento utile per mantenerci. La nostra vita prima era solo casa e chiesa, nient'altro. Non andavamo mai da nessun'altra parte. Ora invece vengo qua, ho conosciuto delle ragazze, ho delle nuove amiche e in più abbiamo imparato una professione che probabilmente ci aiuterà anche in futuro. Ad oggi sono quasi 1.000 i volontari che danno una mano al progetto, dalla realizzazione degli abiti alla promozione sulla pagina Facebook Rafedin Made by Iraqi Girls. La nostra idea è quella di portare in Italia poi i prodotti, i vestiti che le ragazze hanno fatto e tentare anche poi di venderli in Italia per poi far diventare questa attività un piccolo lavoro che possa dare anche alle ragazze la possibilità di guadagnarsi qualcosa da vivere per loro e per le famiglie, e questo può permettere loro di continuare anche a stare qui in Giordania in maniera più dignitosa.